Salve a tutti e bentornati in un nuovo episodio di Secondino, l'Autista del Sud. In questo momento ci troviamo a Napoli perché Secondino è riuscito ad organizzarsi con Brocolo a fare un viaggio per quanto riguarda i trasporti eccezionali. Quindi partiremo da Napoli, andremo a Terni, abbiamo la scorta, abbiamo il camion adatto per fare questo genere di trasporti, ma più che altro avremo Secondino al nostro fianco, perché chi guiderà sarà Brocolo, cioè l'autista esperto per quanto riguarda i trasporti eccezionali. E quindi in questo caso Secondino vedrà come funziona il tutto, cercherà di capire se potrà fare questo lavoro o come poterlo gestire. E per il resto, niente, in questo caso lui dovrà solo guardare ed imparare da Brocolo. Quindi possiamo benissimo partire, Tutto è pronto, dare possiamo il via partire. a Brocolo, perché noi siamo nel camion, ma a fianco a noi c'è lui, Brocolo. Non so che cazzo sta facendo, se sta vedendo i porno, sta vedendo i giocattoli, non lo so. Sta guardando il PC, credo che qualcosa starà a fare, ma spero che impari qualcosa da questo viaggio. E niente, noi siamo pronti. Un viaggio è molto grande, un 6x6 per 5 metri, ed è pesante 44 tonnellate, quindi non proprio leggerissimo. Quindi per me possiamo anche partire. E entriamo nei panni di Brocolo, cioè il suo nuovo amico esperto di trasporti eccezionali. Abbiamo la scorta, quindi in teoria non ci dovremmo preoccupare. Prepararsi a voltare a Ci destra. abbiamo sempre la nostra buona amica. Voltare a destra. Credo che dovremmo passare qui dietro. Con quelle macchine voi Alla fermi, perché rotatoria, io dovrei prendere la esserci seconda pazzo. uscita. Ok, grande Brocolo così, buona la prima. Andiamo così, bravissimo. Uscire adesso. La rotonda la prendiamo come se fosse un taglio. Andare Ok, dritto. svoltiamo di qua. Quindi Voltare a destra. abbiamo bloccato un po' tutto. Piazziamo in centro strada perché è un 6x6, quindi Prepararsi a voltare a destra. non so dove dobbiamo voltare, ma non credo che sia molto bello fino Voltare a destra. dobbiamo uscire qua. Quindi qua ci stanno già segnalando qualcosa, non so che cosa. Mettiamo un po' larghi, rallenta un po'. Ok, è un carico bello largo, eh. Ci abbiamo giusto probabilmente un metro e un metro. Qua ci sono gli sbirri. Ciao sbirri! Ma che fate? Rallentate così ad cazzo? Dobbiamo aspettare il veicolo di scorta che arriva da dietro. Probabilmente. Dove sta? Ok, attendiamo, quindi Londino è arrivato, possiamo ripartire, vai.
Sono trasporti delicati. Hai 2 secondi come funziona sta roba? Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Allora, sta rotatoria io la vedo abbastanza complicata, che buttiamo a terra qualcosa. Secondi, non lo so, vuoi scendere, vuoi andare a vedere un attimo se ci passiamo? Ci passiamo. Uscire adesso. Siamo quasi 1000 metri. No, penso siamo passati. Attenzione qua le macchine. Bravo Brocolo. Ok. Ovviamente il camion che sto usando Brocolo non è di proprietà. È un camion di un'azienda dove lavora. Saliamo leggermente per non prendere il camion. Ok, partiamo. Cerchiamo di non c'è il cartello. Bene così. Lo diamo l'amico di Bracolo, il distributore. E lui sta sempre qua a beve la birra come un asino. O s'ubriaca. Quando torno a casa non capisce più un cazzo. Ok. Questo è un altro pezzo un po' difficile, che stiamo pari pari. Alla Ok, rotatoria, quindi prendere la qua prima dobbiamo fare questo uscita. genere di manovra qui. Salire su. Non è facilissimo, soprattutto con gli Uscire adesso. spazi. Ok, bene così. Bravo secondino. Cioè, Brocolo. Secondino, sta a capire qualcosa di quello che dico, Barà? Io mi spero di sì. Probabilmente questo è un pezzo che va alla ThyssenKrupp di Terni, perché siamo diretti lì. Infatti la destinazione della merce era Germania. Adesso prendiamo la corsia preferenziale per i trasporti eccezionali. Ci stanno gli addetti alle autostrade che ci vedono passare. Sto coglione che sta a fare? Ciao, sì! Sta a riprendere, cavolo bro. Ok, finalmente siamo in autostrada. Possiamo stare un po' tranquilli. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Uscire a destra. Puttana Eva, mi hanno fatto danno. Puttana Eva, zoccola bastarda. Ok. Vediamo che è successo niente. Grave. E la camera, mannaggia Cristo.
Vabbè, ripartiamo. Scommetto in questo momento mi stanno invidiando anche i veneti. Sta pianta così non mi piace proprio per niente, che esce in quel modo. Ok. Questi sono scemi, sono più scemi di me. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Ok, Uscire a stiamo destra. per arrivare a Terni, fino adesso in autostrada è andato tutto bene, perché ovviamente con la scorta siamo più tranquilli, le persone stanno anche attente se ci devono superare o meno. E Brocolo ha discusso con Secondino sul da farsi e sempre sull'opzione di diventare un suo autista. Anche se Brocolo ovviamente ha chiesto di continuare a fare il suo lavoro di autista trasporti eccezionali. Quindi Secondino dovrà vedere se avrà la Alla possibilità rotatoria, prendere la di seconda poter uscita. ricomprare un camion per trasporti eccezionali o no, perché per quelli che costano no, non sono molto economici. Abbiamo fatto danno semirimorchio? Perché? Ma il tabella pareva. Quindi dovremmo vedere anche questa opzione con Secondino, l'eventualità di Uscire comprare adesso. subito un camion, almeno un 6x4, o se Secondino e Brocolo riescono a trovare un'intesa, almeno lui per un po' di tempo guidi un camion di linea normale, per poi, appena ci saranno i soldi, comprare un veicolo per trasporti eccezionali e metterlo a fare il lavoro che lui sa fare, cioè l'autista di trasporti eccezionali, ma soprattutto quel gran bevitore di birra. Infatti c'ha una panza che sembra una betoniera, il nostro Brocolo. Ovviamente i trasporti eccezionali, c'è il costo della scorta, se pagare gli uomini della scorta, i doppi veicoli, le assicurazioni. E mi sa che Secondino già gli sta passando la voglia di fare questo genere di lavoro qua. Comunque siamo arrivati. Siamo partiti che era giorno e adesso è notte. Mi sono volute molte ore di viaggio con la media di 60 km orari. Tenersi a Ci destra sta, e ci poi sta. Qua voltare a destra. Voltare c'è la polizia che ha bloccato tutto. a destra. Qua com'è la situazione? Allora, non è delle migliori a quanto pare.
Attenzione. Qua la vedo abbastanza complicata. Fatemi andare in esterna, fatemi vedere una cosa. Forse tocchiamo camion dei vigili pompini, stringiamo un pochettino, cerchiamo però intanto di non far danni al carico, se ci riusciamo. Possiamo andare. Alla rotatoria, prendere la seconda uscita. Anche questa un po' strettina. Sempre tra vorrei evitare di toccare, di fare altra percentuale di danno, ma eccolo là, tocca lì. Allora. Lo so che il veicolo mi sta aspettando. E aspetta! Cioè, io non lo so. Stiamo a lavorare, aspetti, no, rincoglionito. Ti faccio licenziare. Uscire adesso. Facciamo anche gli sbrosi. Ok. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a Ok, destra. andiamo a destra. Eh sì, è un pezzo di macchinario che va alla ThyssenKrupp. Che ha detto destinazione Germania, infatti stiamo andando lì. Cioè, intende Germania, ThyssenKrupp. Prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a Niente, sinistra. svoltiamo qui. Quindi qua c'è la ThyssenKrupp che lavora in metalli. Ok. Occupiamo quasi tutta la strada a fare questo trasporto con questo camion. Prepararsi a voltare a Abbiamo anche la destra. scorta dietro. Si svolta qui. Voltare a destra. Ah, dobbiamo entrare all'interno di questo cancello. Ok. Sì, stiamo entrando proprio nei cancelli della ThyssenKrupp. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Immagino che sia un po' strettino qui, no? Vediamo un po'. Tutto a posto tu? Hai video dei porno? Ok. Siamo dentro questa grande azienda. Praticamente siamo arrivati. Quindi Brocolo ha mostrato a Secondino come funziona tutto. Ovviamente se ne parlerà con lui per vedere
il da farsi se Qui assumerlo termina il o nostro meno. viaggio. Come dipende di un giorno, per il momento lui rimarrà in questa ditta a lavorare come autista per i trasporti eccezionali. E poi più in là, quando Secondino sarà pronto a dargli un mezzo per trasporti eccezionali, gli farà la proposta. Quindi ovviamente nel cambio di Broccolo non dovrà mai mancare la birra. Per il resto, il viaggio è finito qui, quindi Secondino ha visto cosa vuol dire fare trasporti eccezionali e ci si vede al prossimo video. Ciao a tutti, ciao 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 ciao.